Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe. Ciao. Marconi. Tutto bene, sì. Stasera si parla di sport, anche se è un lato dello sport che, come sentiremo, è un po' triste. Perché sì, quando 300 ragazzi non hanno un campo dove, diciamo, e qui si pensa solo decente, al calcio. Pensa solo al calcio. Tutti, anche te pensi solo al calcio. Sì, nelle tue trasmissioni solo sono calcio, di calcio, non è che posso parlare di pallavolo. Dai, parlare anche di altri sport minori che sono più importanti forse del calcio. Beh, e dove ci gira molti meno soldi purtroppo, e si suda di purtroppo, più. Purtroppo. Siamo con Gianni Mutarelli, vicepresidente del Vasari Rugby. Abbiamo letto nei giorni scorsi la vostra lettera con cui siete venuti allo scoperto di questa grave situazione che si è venuta a creare, perché voi siete l'unica società sportiva, possiamo dire così, che non ha una struttura, diciamo, propria, proprio nel senso in gestione da parte del, anche dello stesso comune. Ecco, com'è la situazione, anche perché ci sono 300 ragazzi che insomma, ci sono dei problemi anche logistici e tecnici per voi. Noi siamo al momento l'unica società sportiva che non ha una sede, l'unica società sportiva che conta 300 praticanti, l'unica società sportiva di Arezzo credo che abbia, probabilmente, che disputi il campionato più di prestigio, che è quello di Serie B nazionale di rugby. Non abbiamo un posto perché eravamo in via dell'Acropoli, abbiamo perso il bando per un errore nella nostra domanda. Abbiamo tentato un accordo con l'attuale gestore, il quale, accusandoci di essere inadempienti, ci ha messo alla porta il 2 maggio e da allora stiamo girando cercando un posto dove far allenare queste 300 persone per poter portare avanti i nostri impegni sportivi. Fra l'altro, aggiungo, piccola parentesi, con grande soddisfazione, i nostri numeri stanno crescendo in maniera importante. Questo paradossalmente rende ancora più grave il nostro problema, perché anche qui cominciamo a essere stretti, e in tutto questo fra l'altro abbiamo con noi un direttore tecnico che è un ex nazionale, che è Nicola Mazzucato, che viene da Padova, dal Rovigo, ha fatto l'anno in Inghilterra e si sta occupando di tutto e sta rimettendo in piedi per bene lo staff tecnico societario. Quindi ecco, prima proprio Nicola ci spiegava, buonasera. Ci spiegava quanto è difficile mettere insieme tutte le varie squadre, componenti giovanili che avete, e spesso dovete fare doppi turni, perché ovviamente qui è una struttura che è per il calcio, ovviamente, quindi è adattata in qualche modo alla vostra attività. Sì, noi abbiamo grosse difficoltà perché gli spazi sono molto ridotti e le due società di calcio, il Petrarca e la Tuscar, ci hanno dato disponibilità di questi due pezzi di campo che avete visto anche prima. Non sono sufficienti per il numero di bimbi che abbiamo, soprattutto inizia a entrare anche un problema tecnico. Utilizzare la grandezza del campo per le partite qui è impossibile. Noi naturalmente non possiamo usare il campo centrale, specialmente adesso che andiamo incontro all'inverno con le piogge, perché qui ci giocano un campionato di calcio, ci giocano i ragazzini del calcio, e quindi noi, magari essendo un po' più pesanti, dove facciamo contatto, andiamo a terra, ci muoviamo, rischiamo di distruggere il campo. Infatti si vede benissimo le aree dei campi dove noi facciamo allenamento, perché naturalmente calpestiamo molto, andiamo a terra, e quindi è meglio salvaguardare questo campo qua, che comunque è un bene per il comune, perché se ci fanno dei campionati, ci sono altre due società che ce l'hanno, è giusto non rovinarlo. Gianni, prima poi sento te, che sei stato chiaramente anche in comune, quindi ti chiedo cosa ne pensi, insomma, di quello che è stato diciamo, l'atteggiamento, insomma, quantomeno le risposte o mancate risposte da parte del comune di Arezzo. Voi avete chiesto un campo ovviamente al comune, un campo che sia idoneo ovviamente alla vostra attività, che cosa vi era stato risposto? Non abbiamo avuto molte risposte, perché da quando è cominciato il contenzioso con l'attuale gestore il comune ci ha in qualche modo cercato di affiancare per trovare un accordo e per cercare un accordo. Abbiamo fatto anche noi delle proposte all'attuale gestore che sono state regolarmente respinte al mittente. Siamo al punto che anche stamattina, per esempio, in Federazione a Roma si è costituita la terna arbitrale, perché ci hanno trascinati in un arbitrato federale che riguarda opere abusive realizzate nell'impianto, cose fatte anni fa, delle quali assolutamente risponderemo, ma cose per le quali ritengo che non ci sia nemmeno la competenza da parte del gestore. E l'assessore Tanti ha detto che tutto era in mano all'ufficio legale e si aspettava una risposta.
Il 14 ottobre l'assessore ha risposto al nostro genitore che le ha scritto dicendo che tutto in mano all'ufficio legale, aspetta che qualcuno risponda. Ed è la stessa risposta che ha dato anche a noi, perché noi avevamo chiesto ovviamente l'intervista con l'assessore Tanti e ci ha detto che per il momento insomma non rilascia dichiarazioni perché è in mano tutto all'ufficio legale. Ma cosa deve decidere l'ufficio legale? Non ho capito. L'ufficio legale deve decidere se ci sono motivi per inadempimento da parte dell'attuale gestore su un esposto che noi abbiamo presentato fra maggio e giugno di quest'anno, e se la condotta del gestore nel gestire un bene pubblico è corretta oppure no. Cosa ne pensi di tutto quello che hai sentito? Penso che è una patata bollente per l'assessore Tanti e non sa come districarsi da questo problema. E sicuramente tireranno avanti il più possibile affinché voi società vi mettete d'accordo, perché altrimenti se no loro non ne vengono a capo e voi state per anni lontano da strutture importanti. Questo te lo dico io per esperienza. Io mi domando, guardando questi due pezzetti di campo, come faccia l'allenatore a mettere insieme la squadra di calcio, farla allenare senza porte, fare qualche schema. Io non è che mi intendo di rugby, ma sicuramente qualcosa andrà fatto. Abbiamo chiamato uno bravo apposta. Lui è bravo, però insomma non è che può fare il palo. No, no, è molto difficile. È difficile, soprattutto quello che mi stupisce, nonostante tutto, non abbiamo un campo, non abbiamo uno stadio, non abbiamo una casa, una clubhouse, che è un po' il fulcro di una società di rugby, perché ci mangiano i genitori, ci mangiano i ragazzi. Però da quando abbiamo iniziato l'attività continuano ad arrivare bimbi nuovi, e questo è un po' un paradosso, perché comunque non siamo proprietari di uno spazio adeguato, perché effettivamente stiamo facendo rugby in uno spazio che non è adeguato. Non è assolutamente adeguato, e alla lunga potrebbe creare problemi. Io non ho visto nessuno di questi ragazzi prendere e dire andiamo a giocare di là perché di là hanno il campo. Anzi, ho avuto qualcuno che è venuto a giocare di qua, perché a parte tutto noi dobbiamo pensare ai ragazzi, ai bimbi che praticano questo sport. Dopo gli adulti si devono arrangiare tra di loro, se hanno antipatie in amicizie o cose, quell'altro, se vogliono fare i dispetti, fateveli tra di voi, lasciate stare i ragazzi che non c'entrano niente, sia i nostri che i loro, non c'entrano assolutamente niente, e bisogna metterli in condizioni di praticare lo sport negli spazi adeguati. Sono d'accordo perfettamente con te, perché adesso Gianni potrà seguire anche altre strade, sicuramente non quella del comune, però saranno sempre strade lunghe e tortuose, non riuscirai mai a trovare una soluzione. Abbiamo cercato di accodarci alla situazione del calcio. A un certo punto abbiamo detto perché l'Arezzo Calcio in tutti i modi deve cercare una collocazione e il Vasari Rugby non deve trovare una collocazione. Abbiamo cercato di usare la scia dell'Arezzo Calcio, con tutto il rispetto per il calcio, per gli altri sport, perché non abbiamo problemi con nessuno. Io abbiamo penso solo che la soluzione sia quella che l'amministrazione comunale vi faccia da arbitro fra le parti e trovi una soluzione che possa andare bene l'uno all'altro, e nel futuro poi lavorare alla A3 per trovare una soluzione alternativa. Ma adesso la più breve penso che la soluzione sia quella di trovare una soluzione, scusa bisogna parole, con gli attuali gestori. In tutti i modi va trovata. In tutti i modi va trovata, ciascuno di voi deve fare un passo indietro, sia loro che voi, e per il bene dei ragazzi, soprattutto come diceva lui, e per il bene del rugby, trovare una soluzione nel frattempo che possa permettere di arrivare a un futuro e trovare poi soluzioni definitive per entrambi. Se no non le scappi, Gianni. La politica va alla parte secondo gli interessi che c'ha. Posizioni. Lo sai benissimo, no? Assolutamente. A secondo i voti che porti te, a secondo i voti che portano loro, a secondo l'interesse che c'è su uno, funziona così, ormai si sa, dai. Beppe, ci sono 340 famiglie allora, in questo sport, intorno al Vasari Rugby. Porta 340 famiglie in comune. Ma io non voglio neanche mettere da questo punto di vista, perché sarebbe mercanteggiare, e tu sai che io non mercanteggio. Così. Alla tanti larga la sentenza e la risposta, grazie. Speriamo che arrivi. Ciao. Grazie, che ringraziato anticipatamente, vabbè. Grazie. Speriamo che possiate risolvere, ovviamente. A domani. Ciao.